Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Ci troviamo in un ambiente, dobbiamo dirlo, bellissimo per la nostra chiacchierata con l'assessore Stefania Franceschini. Siamo all'asilo Trilli a Brolio. Perché ci troviamo qui? Allora, ci troviamo qui perché con grande soddisfazione siamo riusciti ad ottobre ad inaugurare questa nuova struttura, questo nuovo servizio per l'infanzia. E lo abbiamo fatto, diciamo, sfruttando l'occasione che ci è arrivata nel momento in cui purtroppo la nostra scuola dell'infanzia di Brolio ha dovuto chiudere i battenti per carenza di bambini di iscritti. Però abbiamo cercato di approfittare di questa situazione per capire se questa struttura era idonea ad accogliere i bambini del nido. E questo perché? Perché il nostro storico asilo comunale Nido Peter Pan alla Piavuccia non era più in grado di soddisfare tutte le richieste che ci pervenivano. Quindi ci siamo subito attivati, soprattutto nel periodo estivo. Aprendo questo nido noi siamo stati in grado di poter accontentare tutte le famiglie, abbiamo evaso tutte le richieste, quindi questo nido ospita, è in grado di ospitare fino a 30 bambini, attualmente ve ne sono 28, e il nostro nido comunale storico invece Peter Pan ne ospita 48, quindi si può dire che abbiamo dato risposte ai nostri cittadini, ma soprattutto abbiamo dato la possibilità ai genitori, alle famiglie di Castiglion Fiorentino di poter appieno svolgere le proprie attività lavorative non avendo la preoccupazione di tenere figli. Ecco, tra l'altro qui siamo in un ambiente ulteriormente bello perché è la ludoteca, non tutti gli asili ce l'hanno, diciamolo. Sì, questa è proprio la stanza dove vengono ospitati i bambini della ludoteca abilitativa. Ecco, la ludoteca abilitativa è un altro servizio che è stato aperto sperimentalmente l'anno scorso, non qui ma al Peter Pan, e ha avuto una durata da gennaio, febbraio fino a giugno. L'abbiamo aperto sperimentalmente perché era un servizio nuovo, in Val di Chiana non c'era. Però abbiamo ritenuto opportuno provare ad aprire questo servizio proprio perché diverse famiglie castiglionesi erano costrette a recarsi altrove. L'abbiamo fatto gratuitamente e visto che le richieste ce n'erano tante, è un servizio che veramente funziona perché ha lo scopo di collaborare con la psichiatria infantile della ASL. E quindi è un servizio in stretta collaborazione con la ASL e che dà un supporto alle famiglie. Visto gli ottimi risultati, abbiamo ritenuto opportuno adibire uno spazio qui all'asilo Trilli proprio per questa ludoteca abilitativa che ha riaperto battenti, quindi da gennaio già ci sono tanti bambini che ne usufruiscono, i genitori sono contenti e abbiamo, ripeto, messo a disposizione questo servizio in collaborazione comunque con la ASL e qui ci sono diverse figure professionali che operano. In 5 anni di assessorato di cose ce ne sono state tante, parliamo di sicurezza, parliamo di lotta al cyberbullismo, parliamo di aiuti come abbiamo visto alle famiglie. Mi soffermerei su 2 aspetti, i parchi inclusivi che sono davvero una conquista e anche la cardioprotezione della città. Parchi inclusivi è un altro progetto che abbiamo fatto. Lo scopo era quello di rendere i nostri parchi agibili a tutti i bambini, fruibili per tutti i bambini, proprio perché il gioco è la cosa più importante in un'età giovane e quindi volevamo dare la possibilità a ogni bambino di poter giocare con gli altri per socializzare. Quindi questo progetto è partito sfruttando, diciamo, una donazione dell'associazione WIMD, poi è continuato perché abbiamo partecipato a 2 bandi, uno regionale e uno ministeriale, che ci hanno consentito di avere delle risorse proprio per acquistare dei giochi adatti sia a bambini con problemi sia a bambini che non ne hanno. E la cardioprotezione l'abbiamo anche sperimentata insieme con proprio il Palio dei Rioni finalizzato a questo, è un'altra bella conquista. Sì, quella è stata veramente una bella occasione. Allora, il Palio dei Rioni, diciamo che è stato un evento che ci ha consentito di incentivare e di incrementare i defibrillatori, ma non solo aumentare i defibrillatori presenti nel nostro territorio, ma anche di formare persone che li sapessero utilizzare. E non potevamo non farlo coinvolgendo naturalmente i rioni, perché sono il cuore pulsante di Castiglion Fiorentino.
In una battuta conclusiva e soddisfatta del suo lavoro? Che dire, c'è sempre da fare di più. Sono soddisfatta perché le cose che mi ero proposta di fare, anche se piccole, però le ritengo molto importanti, e comunque sia sono un inizio per fare sempre di meglio. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.